Perché tanti giovani conoscono la tua storia? Perché vuoi che tante persone la conoscano. Il motto che io dico da sempre è che ogni persona che viene a conoscenza della mia storia mi allunga la vita di un giorno. E questo è vero. È vero perché altrimenti io non ci sarei più qui. Pino Masciari, imprenditore calabrese che non si è piegato al racket, che ha denunciato e fatto condannare decine di persone, compreso un alto magistrato amministrativo, sottoposto dal 97 al programma speciale di protezione prevista per i testimoni di giustizia, alla fine del marzo scorso ha lasciato la località protetta dove vive con la sua famiglia ed è tornato in Calabria come forma estrema di protesta contro quella che lui chiama una segregazione che lo ha privato di tutto per 11 lunghi anni. Raccontaci il giorno del ritorno. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante figlie. Basta guardare con gli occhi, uno può dire cosa può apprezzare con tutto. È la mia terra. Io non voglio vivere da esiliato, da deportato. Non è il prezzo che devo pagare per essermi ribellato, per aver denunciato un sistema di illegalità diffuso, di malaffare, di 'ndranghete, di collusioni. Il prezzo che devo pagare non è quello dell'esilio e della deportazione. Io voglio vivere. Cosa nostra, cosa vostra. Pino nasce in una famiglia di imprenditori di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. La sua attività nell'edilizia comincia nel 1984 e da subito riceve richieste estorsive su due fronti: da un lato la criminalità organizzata, dall'altro gli amministratori pubblici locali. Ho denunciato l''ndrangheta che pretendeva il 3%, che pretendeva che io assumessi persone a loro compiacenti, che pretendevano di dare lavoro alle ditte loro vicine. Ho denunciato le istituzioni che pretendevano il 6%. Ho fatto condannare qualche consigliere di Stato. C'è stato un continuo, insomma, di denunce presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il 17 ottobre 1997 sono dovuto fuggire dalla mia Calabria, dalla mia terra, dalla mia abitazione. Fuggire io e mia moglie, che mia moglie è un medico odontoiatra, un dentista con due bambini per salvarci la nostra vita. A 8 mesi la mia bambina, la più piccola, e il maschietto neanche 2 anni quando siamo dovuti fuggire, quel famoso 17 ottobre 97. E da lì hanno rivisto i nonni nel 2007. Puoi raccontare, fare avere un'idea a chi ci segue di che cosa significhi 11 anni sotto protezione speciale? Un inferno, non è vita. Stare chiusi, non avere contatti con nessuno della famiglia, non avere amici, chiedere anche per una comunione, per una cresima, l'autorizzazione, anche per i miei bambini, per tutto. E proprio mentre siamo con lui in Calabria e il suo cellulare continua a squillare, ci rendiamo conto che al di là della scorta che lo protegge fisicamente, esiste una vera e propria rete di giovani che lo sostiene e non lo fa mai sentire solo. Pino Masciari è il nostro faro della legalità, un eroe, il coraggio in persona per la giustizia e la legalità. Siamo persone che magari seguiamo le vicende dell'antimafia, andiamo in giro ad ascoltare parole in ricordo di Peppino Impastato, di Giovanni Falcone, degli eroi antimafia. Ci siamo accorti che questo è un eroe antimafia che questa volta è ancora vivo. E si riconoscono come gli amici di Pino Masciari. Io sono fiero di questi giovani, mi stanno dando la vita. Pino parla spesso di una famiglia intorno a lui, e noi ci sentiamo così. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno. Chiedo allo Stato che mi dia la possibilità di vivere tranquillamente, di fare la vita quasi normale come tutte le altre famiglie. È l'appello che voglio dare al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Non è ammissibile che nel XXI secolo un imprenditore che ha denunciato i soprusi, le violenze, le vessazioni, il malaffare, venga deportato e per 11 anni viva da deportato, da esiliato. Vorrei continuare a fare il mio lavoro, l'imprenditore, fare il medico dentista. Ma prima viene la sicurezza. Se ciò non è possibile fare l'imprenditore e il medico, ma perlomeno che ci garantiscono la sicurezza. Sono
Solo questo chiediamo, continuare a vivere. Semplicemente pensa.